Consigliere Pengigue, si sieda. Consigliere, prendere posto. Prego, segretario, iniziamo con l'appello. Argentino, Artini, Biondo, assente. Campailla, assente. Cannata, presente. Dieli, assente. Fiore, presente. Greco, presente. Iabichella, presente. Iaquez, assente. Mascolino, assente. Nicastro, presente. Noto, presente. Pelligra, presente. Prelati, presente. Pugliarello, presente. Romano, presente. Sellemi Roberta, presente. Scuderi, presente. Sigia, assente. Speranza, presente. Vinci Guerra, presente. Zocco, assente. Assente. Zorzi, presente. Sono 17 presenti. 17. Presenti, la seduta è valida. Prima di iniziare la seduta volevo ringraziare Vice Sindaco, anche perché stasera sto poco bene. Volevo ringraziare intanto gli operai e la segreteria del Consiglio Comunale per i lavori che hanno fatto in quest'Aula, e li ringrazio, a Salvatore Iacono, alla nostra funzionaria del Consiglio Comunale e alla dirigente Avirna Mandarà per i lavori che hanno fatto in quest'aula. Saranno ultimate i bagni a breve, la parete è stata tolta perché non potevamo neanche muoverci, e dovremmo anche fare tuttora l'impianto con i microfoni e con quello che vi ho spiegato l'altra volta. Spero da qua a dicembre, se non è dicembre, gennaio, lo faremo, e se non ci riuscirò, chi farà il presidente del Consiglio Comunale troverà i benefici. Quindi, dopo i ringraziamenti, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta precedente. Io invito i consiglieri comunali di non, perché sono 15 verbali, di mantenere la composizione del Consiglio Comunale, così ci sbrighiamo subito. Verbale numero 76 del 27/05/2024, question time. Che prego, segretario, facciamo il primo appello. Argentino, favorevole. Artini, sì. Biondo, assente. Campailla, assente. Cannata, sì. Dieli, assente. Fiore, sì. Entra il consigliere Zocco. Greco, sì. Iabichella, sì. Iaquez, assente. Mascolino, assente. Nicastro, sì. Noto, sì. Pelligra, sì. Prelati, sì. Pugliarello, sì. Romano, Sellemi Roberta, sì. Scuderi, sì. Sigia, assente. Speranza, sì. Vinci Guerra, sì. Zocco, presente. Favorevole. Favorevole. Zorzi, sì. 18 favorevoli. Il verbale viene approvato. Seduta deserta del 10 giugno 2024. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiara. Il verbale numero 77 viene approvato. Verbale numero 78 dell'11/6/2024, nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2024-2027. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 78 viene approvato.
Verbale numero 79 del 17/6/2024, seduta deserta del 17 giugno 2024. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 79 viene approvato. Verbale numero 80 del 19/07/2023, approvazione schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento e accertamento esecutivo di cui alla rottamazione quater ex decreto legge 34/2023 del CD decreto bollette convertito nella legge numero 56/2023. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 80 viene approvato. Verbale numero 81 18/06/2024, avendo ad oggetto bando di concorso pubblico per l'assegnazione di numero del lotti libera a disposizione recante nella zona artigianale di cui alla determinazione del dirigente numero 512 del 2/03/2022, assegnazione lotti numero 29 proposta per il Consiglio Comunale. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 81 viene approvato. Verbale numero 82, integrazione e varie, interrogazione e varie. Chi è d'accordo rimanga seduto e chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 82 del 18/06/2024 viene approvato. Verbale numero 83 del 19/06/2024, relazione annuale attività amministrative del sindaco Francesco Aiello 2023. Rinvio della seduta. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 83 viene approvato. Verbale numero 84 del 26/06/2024. Oggetto relazione annuale attività amministrative del sindaco Francesco Aiello 2023. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 84 viene approvato. Verbale numero 85 del 22/07/2024, avente ad oggetto seduta deserta del 22 luglio 2024. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 85 viene approvato. Verbale numero 86 del 23/07/2024, oggetto approvazione verbale della seduta precedente. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 86 viene approvato. Verbale numero 87 del 23/07/2024, oggetto riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194. Comma 1 lettera del decreto legislativo 267 del 2000 in esecuzione al DI numero 89/2024 promosso da. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 87 viene approvato. Sono pregati i consiglieri di mettere a silenziatore i telefoni perché si sentono qualcuno che è su Facebook e si sente parlare da qui. È entrato il consigliere Abbionda in aula. Verbale numero... Consigliere Abbionda, se non può entrare ora, entra dopo i verbali che stiamo finendo, la ringrazio. Verbale numero 88 del 23/07/2024, oggetto riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267 del 2000, afferente alla corresponsione di somme in favore di, in virtù della sentenza numero 75/2023. Pronunciato dal giudice di pace di Vittoria, sinistro verificato, sintata il 25/11/2021. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 88 viene approvato.
Verbale numero 89 del 23/07/2024, oggetto riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera a decreto legislativo 267 del 2000, afferente alla corresponsione di somme in favore del signor in virtù della sentenza numero 78/2023 pronunciato dal giudice di pace di Vittoria e successivo atto di precetto. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 89 viene approvato. Verbale numero 20 del 23/07/2024, oggetto riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A decreto legislativo 267 del 2000, afferente alla corresponsione di somme in favore di in virtù della sentenza numero 256/2023 pronunciato dal giudice di pace di Vittoria. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiara. Passiamo al secondo punto che lo dobbiamo, chiedo ai consiglieri, lo leggo e lo incardiniamo e propongo di rinviare la seduta per motivi personali del Presidente che non sto tanto bene, lo metto ai voti e poi i consiglieri decidono. Passiamo al secondo punto, bilancio consolidato del Comune di Vittoria anno 2023, approvazione. Su questo punto chiedo il rinvio del Consiglio Comunale a data il 30, che è l'ultimo giorno, quindi il 30 cosa viene? C'è un calendario? Allora il Consiglio Comunale propongo di aggiornarlo a lunedì. Mettiamo ai voti, segretario, la proposta di aggiornamento a lunedì 30 alle ore 19 del Consiglio Comunale. Argentino, Artini, Biondo, Campailla, assente, Cannata, sì. Dieli, assente, Fiore, sì. Greco, sì. Iabichella, sì. Iaguiz, assente, Mascolino, assente, Nicastro, Noto, Pelligra, Prelati, Pugliarello, Romano, Sallemi Roberta, Scuderi, Sigia, assente, Speranza, Vinci Guerra, Zocco, Zorzi, sì. Sì. 19 favorevoli, il consiglio viene aggiornato a lunedì giorno 30 ore 19.